Siamo all'incipit, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Accompagniamo dolcemente la creatura in passeggiata e la diamo in pasto a tutti gli spettatori sperando che sia di loro gradimento. È andato tutto bene in fase di lavorazione? Tutto a posto? I movimenti? Sì, tutto a posto. Il carro è venuto come l'ho pensato, quindi sono molto soddisfatto. Buongiorno dalla cittadella, pochissimi minuti e poi si parte. Gilbert, bellissimo il suo carro, cosa ne pensa? Grazie, e siamo contenti, abbiamo lavorato fino a tardi ieri e anche stamattina la corrida infatti è andata a riposare, siamo pronti all'uscita. Tutto a posto con i movimenti? Sì, poi sai il carro va uscito fuori, va visto in corso, però siamo molto fiduciosi nel risultato. Ecco, vi piace di più rispetto agli altri o ogni carro c'ha la sua storia? No, è troppo affetto per ogni carro, ogni storia, è sempre un'avventura, è un momento molto particolare, vissuto con le maschere, con le persone che partecipano, c'è una vita dietro che è umanamente molto forte. Viva Viareggio! E viva il Carnevale! In bocca al lupo! Crepi veramente, vedi questi tempi il lupo. Allora, tutto a posto? Avete fatto le prove? Siete pronti? Prove no, perché è un carro che questo qui è molto di immagine, sicché la mia aspettativa è che colpisca anche un po' il significato del carro. Mi interessa molto il messaggio, ecco, quest'anno. È andato tutto bene? Sì, tutto a posto, tutto regolare, ora guardiamo la prova della passeggiata. Emozionante? Come sempre, è un parto questo qui, sicché immaginate te che cosa vuol dire. È una prova più del 9, non so, del 18. Quindi viva Viareggio. E viva il Carnevale e il sole più che altro. È uscito. Sì, sono uscito ora perché c'aveva da far gasolio lui e poi bisognava vedere se si faceva uscire perché insomma siamo precisi nell'uscita. Allora. Hai provato tutto, tutto a posto? Provato tutto, però boh, quello che conta ora è il corso. Emozionato? Insomma, come tutti gli anni, non cambierà mai, è sempre uguale, poca fame, nervoso, buco allo stomaco, vabbè, è normale. In compenso comunque avevo annunciato un corso tremendo, invece a quanto pare mi sembra che sia forse il primo corso meglio di tanti altri. Viva Viareggio! E il suo Carnevale, e anche i suoi cittadini comunque. Questo carro? Vai, prima te. Prima io. Allora, no, il carro praticamente è un carro, il carro si intitola Il Fantasma dell'Opera ed è un carro che vuole essere una provocazione alla malvagità e alla sofferenza dell'uomo. E praticamente ne fa da padrone questo fantasma, che è un mascherone centrale posizionato in mezzo al carro, e dove praticamente viene mangiato, viene inghiottito da tutti questi satiri, demoni e personaggi malefici. Jonathan, sei contento? Tutto a posto? Siamo a posto perché sono in buone mani con lui, più che lui con me, e quindi sono felice di questo abbinamento bellissimo. Io sono il giovane, lui è il vecchio, quindi poi ce le scambiamo un po' queste età, insomma. E sono ravvivato da parlare e un crescere assieme. Io ho imparato tante cose da lui meno da me, però. Ma da cosa potevamo imparare da te? Niente, matto sì che vabbè. Però sono felice di questo abbinamento creativo veramente, perché si parla in maniera creativa e non ci sono limiti d'età, cioè veramente è una gioia lavorare assieme. Si litiga, ci si parla, ci si ama, ma nel senso vero bello della cosa, che è il cuore del carro. E poi voglio ricordare Valentina, che è una persona insomma, che a lui sta al cuore,
che ha fatto queste musiche bellissime, che è una persona stupenda, meravigliosa, quindi è stato il cuore di questo carro portato avanti con amore. Ah, intanto ci becca subito che ridiamo, quindi vuol dire che è tutto a posto. Abbiamo bisogno di tanto sorriso e di tanta allegria. Noi iniziamo così la 139esima edizione del Carnevale di Viareggio. Lo spettacolo di questa prima mattina è il vedere le opere che finalmente escono dagli hangar, e è davvero qualcosa di speciale, speciale soprattutto per i viareggini. Questa è una mattinata dedicata soprattutto a loro, perché vengono finalmente a vedere uscire dagli scrigni i gioielli più preziosi della città. Sono convinto che questi gioielli sapranno far parlare molto del Carnevale di Viareggio. Auguriamoci soprattutto di riuscire a essere prima noi a divertirci per trasmettere la nostra allegria ai nostri turisti. Buon Carnevale allora. E buon sole. Buon sole, e oggi, se abbiamo fortuna, un pochino ci riscalderemo.